In occasione del forum di medicina vegetale, UPL presenta le proprie soluzioni per la difesa integrata dell'oïdio. Difesa quindi sia per l'oïdio su vite da vino che su vite da tavola, con soluzioni sia per l'integrato che per il biologico. UPL in questa occasione rimarca l'importanza dell'oïdio per i trattamenti prefiorali, in quanto sono i trattamenti che vanno a ridurre la carica iniziale di inoculo dell'oïdio, che ci consentono poi quindi di gestire in modo molto più semplice l'oïdio nella seconda parte della stagione. Tra le soluzioni tecniche proposte da UPL Italia c'è in primis Spirox, prodotto a base di spiroxammina, prodotto sistemico e rapidamente assorbito, attivo anche a basse temperature e pertanto il prodotto ideale per i trattamenti prefiorali sull'oïdio. Oltre a questo c'è Tiopron, prodotto a base di zolfo bagnabile in formulazione liquida esclusiva, caratterizzato grazie agli agenti adesivanti da un'elevata resistenza al dilavamento, con un'elevata uniformità delle particelle e pertanto uno zolfo attivo anche a basse temperature. Oltre a questo, le altre soluzioni tecniche proposte da UPL sono Vacciplant, l'unico agrofarmaco a base di laminarina, registrato su vite e impiegabile sia in integrato che in biologico. È un induttore di resistenza, appunto, ideale quindi per le strategie a basso input, quindi soprattutto per i trattamenti finali in cui vogliamo ruotare i meccanismi di azione e non vogliamo aggiungere prodotti di sintesi. Altro prodotto, Microtiol Dispers, prodotto quindi zolfo in formulazione microgranulare dispers con assenza di polveri, con immediata dispersione ed elevata sospensibilità, molto selettivo sulla coltura. Con la combinazione quindi di questi prodotti si riesce a formare una strategia quindi che ci consente al tempo di avere un ottimo controllo dell'oïdio, conciliando quindi l'efficacia con quelle che sono le esigenze di basso input e le strategie antiresistenza. Il gruppo UPL quindi si afferma dopo la recente acquisizione di Arysta quindi come il quinto gruppo a livello mondiale, come il quinto player mondiale sull'agrochimica, con un fatturato di oltre 4,7 miliardi di dollari, oltre 12.000 registrazioni all'attivo e con la presenza di stabilimenti di produzione e formulazione che confermano quindi l'approccio dell'azienda di un'integrazione verticale, quindi a partire dalla sintesi della materia prima fino al formulato, al prodotto finito.